cattolicesimo anche. E comunque questa opera, diciamo, Bergson sostiene che la morale, l'etica, in pratica trae origine, diciamo, causata da due fonti in pratica. Una sarebbe la convenzione sociale e quindi la pressione sociale che viene esercitata nell'ambito di una società. E che crea poi tutta una serie di convenzioni che il singolo, che l'individuo deve rispettare, no? E se non le rispetta viene fatto oggetto di critica e deprecazione da parte della società intera, no? Questa è l'espressione, dice Bergson, di una società borghese, prettamente borghese, che ha anche bigotta, che ha una morale convenzionale, no? Ed è una società anche, secondo Bergson, chiusa. Per noi è cristiana. Sì, una società chiusa, ecco. Però aspetta a trarre conclusioni affrettate, perché Bergson poi dice che invece la morale ha un'altra fonte, e che è l'amore verso l'umanità. E questo, Anche secondo. questo è cristianesimo, Sì, eh? Si può aspetta, sì, amare lo fin sapeva tanto da benissimo. Beh, soffocare. Bergson lo sapeva benissimo e non a caso lo diceva. E questo, secondo Bergson, dà origine a una morale spontanea ed eroica. E questa morale spontanea ed eroica, che è appunto la cui fonte è l'amore disinteressato e indiscriminato verso l'umanità intera, origina per Bergson una società aperta nel senso che è aperta all'intera umanità, perché è caratterizzata da questo amore, Certo, purché si inginocchio davanti a Dio. da questo amore verso l'uomo in quanto tale, quindi verso tutta l'umanità. E questo, sempre secondo ciò che sostiene Bergson, altro non è che la morale ebraica dell'amore. Morale ebraica dell'amore verso, sì, dell'amore, e morale ebraica che peraltro, secondo Bergson, trova la sua piena, diciamo, realizzazione nella morale cristiana. Questo sostiene Bergson nel 1932 in una sua ultima opera Certo, che e questo poi. è il nostro esempio negativo, no? È la distruzione dell'individuo attraverso l'intellettualità. Ecco, Bergson sostiene questo alla fine della sua esperienza filosofica nel 1932, infatti questa è la sua ultima opera. Comunque, analogamente fa un altro discorso sulla religione, no? Oltre che sulla morale, e dice che allo stesso modo dell'etica, della morale, la religione può avere ugualmente due fonti, diciamo, no? Due cause. Una, dice, è la funzione immaginifica dello spirito umano, che crea miti, divinità Certo, San fantastiche. Paolo, Santa Teresa, Santa Caterina, Aspetta, San aspetta, no, questo è un Francesco. altro discorso. Diciamo che la funzione fabulatrice dello spirito umano, che crea leggende, miti, divinità fantastiche, è una delle fonti della religione. La seconda è lo spirito mistico, la seconda fonte. La prima, cioè la funzione immaginifica dello spirito umano, la fantasia in un certo senso, dà poi origine a un tipo di religione che Bergson definisce statica, la quale, sia nella forma di religione naturale, e naturalmente qui parla di religione in senso lato e quindi include qualsiasi tipo di religione, sia monoteismo che politeismo che paganesimo e tutto. Quindi sia nella forma di religione naturale sia nella forma di religione istituzionalizzata mira a uno scopo che Bergson definisce conservazione sociale. Flavio, sai, io sentendo queste Aspetta che citazioni, no, ma finisco. ti dico, sentendo queste citazioni di Bergson, che io lo conosco pochissimo e ammetto in questo caso la mia ignoranza e non ho problemi, mi viene in mente una poesia pagana che dice: fa quando un giorno tu uscirai dalla tua casa e vedrai che i fiori parlano e potrai ascoltare le parole di una pietra e vedrai le nuvole a forma di scala per salire in un cielo, brucia tutti quanti i tuoi libri. E quello che da buon pagano io ti dico, cioè nel senso che questi libri non servono assolutamente a niente, cioè, in quanto la tua vita e la vita di migliaia di persone che ci stanno ascoltando
va avanti benissimo, anzi meglio senza conoscere queste teorie, cioè nel senso che sono cose nocive, totalmente inutili, cioè sono delle sovrastrutture che sono inutili, sono delle incrostazioni dello spirito che vanno non essere eccessivo. No, ma è così, cioè di fatti anche il discorso della morale. Che nella storia poi quelli che hanno bruciato i libri sappiamo la fine che hanno fatto. Io ti ho detto, cioè brucia i tuoi libri, cioè se te che devi bruciare i tuoi libri, in questo senso, cioè io non dico. Ma guarda, bruciare i libri è una cosa. Hai frainteso, quella poesia dice, fa, quando tu uscirai dalla tua abitazione, vedrai e potrai parlare con i fiori, udirai una pietra e brucia i tuoi libri perché non ti saranno più necessari. Sì, ma non è un comportamento che io vado a proporre. Poesia. Cioè, comunque il discorso che io ti faccio è questo qua. Queste teorie sono totalmente. Ma aspetta che finisca almeno, perché dice una roba interessante, secondo me. Tu mi rispondi con una poesia, uno ti fa ragionamento, non gli puoi rispondere con una poesia. Comunque, no, come no? Qua. La poesia è fondamentale. Aspetta, sì, è fondamentale. Ascolta. Poi dice che appunto che ha come obiettivo una conservazione, la conservazione sociale. Ma è per questo, diciamo, abbiamo in mente, no? Bergson intende anche il paganesimo, il politeismo, non fa in questo senso differenza, in quanto anche nella maggioranza delle società pagane antiche, sappiamo benissimo il ruolo che aveva la casta sacerdotale aristocratica, no? Deteneva un potere e deteneva il monopolio del culto religioso sacrale. Sì, ma quello non era il paganesimo. Tu non puoi dire che una classe sacerdotale detenga il potere e che sia il paganesimo. È una forma di manifestazione, cioè non esisteva un pontefice che poteva stabilire. Voglio dire, anche nelle società pagane, nel paganesimo, anche il paganesimo è stato istituzionalizzato. Ma il paganesimo non è unico, non è qualcosa, diciamo, di ripetibile. Sì, ma voglio dire, bisogna anche sapere, lo so che non è unico. Però anche cioè, ma il paganesimo, anche, cioè, dici nel passato, ma il paganesimo lo esiste so che anche non adesso. È unico, ma anche il cristianesimo non è unico, però. Ma sì, dire, è un Dio unico, quando tu hai un punto di riferimento unico, non puoi da questo punto di riferimento, non puoi più partire. Cioè, noi possiamo dire, tu cominci a contare da uno, noi cominciamo a contare da molti, e questi molti non sappiamo quanti sono. Cioè, tu puoi dire, nel monoteismo puoi dire, c'è un Dio all'inizio, ma da noi non c'è nessun Dio all'inizio, c'è un Dio che può venire anche in questo momento, ma noi non lo riconosciamo come unico, lo riconosciamo come manifestazione del momento. Cioè, è fondamentale, non bisogna pensare sempre alla nostra storia come una progressione verso una divinità pura. Ci sono delle cose che ci sono delle cose che continuano ad esserci. Come la nostra vita continua, lo stesso avviene nel paganesimo. Poi Bergson sostiene che in pratica lo spirito mistico, che è una... Tu hai fatto anche il discorso della morale. Io quello che ho detto della morale l'ha detto Nietzsche chiaramente, cioè nel senso che la morale non serve. Flavio, noi non vorremmo fare una polemica su Bergson, perché consideriamo Bergson il nostro nemico. Se vuoi precisare il pensiero tuo, per piacere, che diamo in maniera sintetica. L'ultima cosa. Per concludere anche il discorso che faceva lui, e appunto sosteneva, no? Che la religione ha anche come fonte lo spirito mistico, e questo spirito mistico poi dà origine a una religione che, in opposizione alla statica che vi ho detto prima, realizza una religione dinamica, cioè sarebbe la religione dei santi, la religione dei mistici, alla San Francesco, sì, per farmi capire, che ha trovato, continua Bergson, la sua piena realizzazione. Appunto in questo tipo di religiosità mistica dei santi anche nell'ambito del cristianesimo, e quindi è caratterizzata naturalmente dall'amore verso Dio, in principio dall'amore verticale verso Dio, e quindi senza nessuna barriera, senza nessun impedimento, Flavio, senza nessuna... Noi parliamo di Dio come assoggettamento, senza nessuna, no, ma sì, Dio come soggettamento, ma c'è anche il Dio come amore, che è diverso. Come crimine. La religione dinamica che appunto di cui parla Bergson è caratterizzata da un amore verticale verso Dio, e quindi dall'annullamento di sé è verticale come un tubo di scarico di una fognatura. L'assoggettamento di cui voi parlate è la caratteristica dell'Islam, non del cristianesimo. No, di tutto il monoteismo, anche dell'ebraismo. L'Islam non è uguale al... Dal vostro punto di vista potete considerarlo uguale, perché voi fate una dicotomia fra politeismo e monoteismo, e quindi all'interno del monoteismo non fate differenze. Comunque dai, cerca di concludere, perché poi alla fine dice che appunto
Questa è espressione dell'intuizione, naturalmente, questa religione dinamica è espressione di un'intuizione, mentre la prima invece è frutto di istinto e, diciamo, intelligenza, ecco. D'accordo. Bene, ti salutiamo. Ciao Flavio. Va bene. Ciao. Dunque, ecco, io vorrei dire, cioè, da buon pagano vorrei dire a cosa serve Bergson quando c'è la primavera. Cioè, nel senso che noi possiamo interpretare la primavera come senso anche dal punto di vista dei Botticelli. I libri non servono, in quanto noi usciamo, troviamo i fiori nei campi, troviamo gli alberi, troviamo le fonti, se non sono inquinate. Troviamo tutta una serie di divinità che ci sono e non hanno bisogno di testi per manifestarsi. Ti dico una sola cosa, così metto giù subito. Sì, l'iperbole ha una fase ascendente e una discendente. Sì. La sfera no. Sì, esatto. Quindi sempre il monoteismo che va in fase iperbolica va su e dopo casca, viene giù. È vero? È vero. Scusatemi da ignorante, dico così. È chiarissimo. Ciao. 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 Infatti io dicevo, cioè, a cosa servono tutte queste teorie che possono essere assurde quando esiste la primavera, quando esiste il sole, quando esiste la luna, quando ci sono delle cose che io posso percepire. Cioè, questi concetti filosofici sono astrusi in quanto sono inconcepibili, cioè la maggioranza delle persone possono anche benissimo non comprendere, non accettare, non sono necessari. Infatti, ma comunque vedi Francesco, il punto è che abbiamo già stabilito fin dall'inizio, sì, no? Che per noi i concetti filosofici da università e i concetti filosofici popolari sono la stessa cosa. Esatto. Cioè, noi non possiamo dire questo sì e questo no. Cioè, noi non abbiamo la dicotomia, questa è la gente e questa è l'intellettualità. Esatto. Non esiste però separazione. Anche perché gli intellettuali, i filosofi, hanno sempre sputtanato la gente. Cioè, hanno usato dei ghirigori per fregare le persone. Sì, ma difatti qualcuno diceva chiaramente che i teologi sono i figari del cristianesimo, cioè fanno da tappapucchi. E questo Bergson è uno sporco, nel senso che lui ha usato intellettualmente, ha fatto successo con i discorsi dei pateisti. E dopo ha fregato le persone mettendo in ginocchio davanti, convertendosi al cattolicesimo, dimostrando che questi discorsi panteistici erano solo aria che usciva dalla bocca, non hanno trasformato l'uomo, non hanno trasformato se stesso, non aveva una passione dentro di sé, aveva il vuoto, aveva l'orrore. Come orrore indubbiamente si è schierato da parte degli ebrei perseguitati, ma fa parte del gioco del cattolicesimo, del gioco del cristianesimo, nel senso che noi ci massacriamo fra di noi, intanto quelli che facciamo fuori sono i panteisti, sono i politeisti. Per cui Bergson è un individuo sporco, al di là che magari abbia 50.000 pregi, sicuramente ha i suoi meriti, però dal punto di vista filosofico è un individuo sporco e noi l'abbiamo usato come esempio negativo. Poi qualcuno può esaltare l'amore di Dio. Noi abbiamo sempre detto, se qualcuno pensa che c'è un Dio amoroso, cioè, davanti alla fede noi ci arrendiamo, cioè noi ci togliamo, perché noi non possiamo combattere le convinzioni a priori. Questo non lo possiamo fare. Per cui se qualcuno è convinto che Dio è buono, che Bergson è buono, eccetera, vabbè, poverino, fatti i suoi. Ma noi abbiamo sempre detto che per noi Bergson l'abbiamo usato come esempio negativo. E giustamente Francesco si incavola. Si incavola perché? Perché non è possibile bloccare una discussione sopra le estrapolazioni di Bergson dimostrando cose diverse dalle nostre, ma non tanto dimostrarle, perché non è che si dimostra. È solo un'affermazione a sé stante. Però facendo delle affermazioni a sé stanti che dopo di fatto vanno a svuotare dei contenuti del nostro paganesimo. Sì, ecco, io ricordo che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700 e comunque volevo appunto proseguire su questo discorso. Il paganesimo non si è mai affermato come una teologia, come una teoria, ma si è sempre affermato come modi di vita. Quello che serve nel paganesimo, il politeismo, non serve tanto una cultura di tipo libresco, di tipo culturale, ma sono sempre delle tecniche per poter vivere. Il problema che è fondamentale, tanto per dire, è anche l'uso, ad esempio, che se ne fa del nostro stile di vita. Logicamente è fondamentale, ad esempio, per un pagano rispettare l'ambiente che lo circonda, proprio perché è fondamentale in quanto lo trova divino, non ha la necessità di dover ricorrere a delle teorie più o meno assurde per il suo comportamento. Cioè, la mediazione che è avvenuta tra monoteismo e politeismo non è tanto sul discorso dei testi, perché il monoteismo ha un testo sacro in cui una persona dopo 2000 anni, se questo testo, che poi è una falsità, si deve rifare o lo deve rispettare. Le divinità che un pagano rispetta non sono solo le divinità di 2000 anni fa o di 5000 o di 20.000 anni fa, sono le divinità che esistono anche adesso. La divinità che per il pagano non è una divinità che si manifesta come nel monoteismo una volta soltanto e rimane quella. È una ripetizione continua della divinità, in quanto c'è, cioè, come il mondo vive e il mondo è un essere vivente, questo continuerà ad esserlo. Di conseguenza non si pone questo problema di capire sotto forme culturali, sotto forme libresche o intellettuali o teoriche,
ma serve soprattutto per modificare il nostro stile di vita. Cioè, nel senso, è inutile che noi andiamo a riempire la testa alle persone con delle idee che sono astruse. L'importante, perché se noi riempiamo l'importante è far capire che se non modifichiamo il nostro modo di essere, il nostro modo di fare, il nostro modo di interagire con gli altri o di comportarci con gli altri, non creeremo mai nessuna possibilità di contatto. Cioè, Flavio può benissimo dire qualsiasi teoria, ma se questa teoria non cambia il modo di vivere delle persone, o se uno non la sente come necessità di poter vivere meglio e di capire che ci sono dei comportamenti che sono legati a delle cose fondamentali, non servono. Difatti io cito spessissimo un autore che è James Hillman. James Hillman è il sostenitore della teoria di tipo politeistico, in cui sostiene che ci sono le divinità che si manifestano nel nostro mondo. Cioè, a cosa servono delle teorie astruse quando ad esempio esiste la violenza e non sappiamo perché c'è la violenza? La violenza non la possiamo bloccare con delle leggi. Dobbiamo capire qual è il suo motivo. Gli antichi avevano una divinità della violenza e logicamente usavano questa divinità, la riuscivano a confinare. Il problema è questo qua: se noi separiamo la nostra cultura dalla nostra vita saremo sempre sconfitti, non potremo mai cambiare nulla, non potremo cambiare noi stessi, non potremo neanche migliorare noi stessi. Poi, come torno al discorso anche di inizio che diceva che c'è una valenza politica anche nel paganesimo, logicamente c'è una valenza politica che è fondamentale, in quanto fa capire alle persone che le loro situazioni non sono legate a fattori più o meno astrusi, ma a fattori costanti. Cito un altro esempio sempre da James Seaman, che è un psicologo americano di area politeista. Dice chiaramente: è inutile che ad esempio da me venga un paziente e mi dica ho fatto un viaggio bruttissimo, scomodissimo, perché questo qua ripone solo il problema su se stesso e non va a identificare il problema che è un problema politico. Lui diceva la politica dei trasporti, e questo è fondamentale, cioè far capire che le nostre necessità, le nostre situazioni dipendono soprattutto da come noi ci poniamo col mondo che ci circonda. Non possiamo pretendere di avere mille idee buone quando la nostra vita circostante è distrutta. Cioè, questo è il paganesimo alla base. Non servono testi sacri o altri riferimenti. Ricordo sempre che per poter intervenire c'è il numero telefonico 049 700 700. Volevo dare anche delle risposte a Beppi, che diceva fare il discorso di sacramenti, cioè voi siete battezzati, cresimati e così via. Benissimo, questo è un problema secondario, cioè in quanto sono cose che passano e non lasciano traccia. Era più pericolosa l'Inquisizione che bruciava i corpi. Finché ci arriva addosso un po' di acqua possiamo sempre asciugarci. E poi questo problema non si pone perché la maggioranza del mondo è ancora pagana. Il problema si pone per noi pagani che viviamo in un ambito monoteista, però ci sono già le famiglie che non fanno più battezzare i loro bambini, e piano piano questo meccanismo si romperà. C'è una cosa da dire a Beppi: il fatto che una persona, un bambino, riceva una violenza da un adulto, deve far propria questa violenza? Questa è una domanda. Deve farla propria per tutta la vita? Sì, ma infatti la violenza è sempre violenza, e anche per questo è un'imposizione che è assurda, anche perché si pretende sempre di dare a qualcuno un peccato originale basta, che non esiste. Basta, Francesco, basta. Mm. Parliamo invece di una divinità. Sì, vabbè, va bene, come visto vuoi. Che non arrivano telefonate, gli leggerò sì. Voi il turno. No, ricordo sempre per telefonare che il prefisso è 049 700 700 e lascio la parola a Claudio. E io invece da sentiero d'oro vi leggerò voi il turno, una delle nostre più belle divinità. Guarda, sono arrivate. Dai. Ma sono arrivate? Sì. Oh, sì, possiamo dare il via alle telefonate. Pronto? Ciao. Ancora io. Ciao. Volevo fare, volevo dire questo. L'islamismo e il cristianesimo hanno la stessa matrice e sono tutte di derivazione ebraica. Esatto. Certo. Volevo puntualizzare questo. Anzi, per poter educare e convertire le popolazioni arabe al monoteismo, hanno dovuto far leva sulla loro, cultura e tradizione guerriera, perché non ne volevano sapere, consideravano il culto monoteista, sì. Lo consideravano povero spiritualmente e uniforme. Quindi loro hanno fatto leva proprio su questa tradizione guerriera, e in questo modo li hanno convertiti. Certo. E dopo loro naturalmente gli è andata anche a beneficio, perché hanno cominciato con le guerre sante
a scorazzare su e giù per il Mediterraneo, infatti, hanno convertito i cosiddetti infedeli. Infatti sì, avevano l'esercito più forte, dicevano, visto che avevo l'esercito più forte perché Dio me l'ha dato. Sì, ecco, niente, volevo... Si batta a pensare che anche Maometto, ad esempio, all'inizio, quando pronunciò, cioè fece la profezia dell'Islam, lui con alcune divinità della Mecca scese a patti, poi quando prese potere disse no, queste erano delle entità demoniache e fu appunto traviato dall'influsso demoniaco. Sì. Cioè, dovete scendere a patti anche lui con proprio quella religione proprio pagana che esisteva. Difatti nel Corano c'è scritto chiaramente che esistono delle forme divine diverse, solo che sono demoniache, come fanno sempre i monoteisti, tra l'altro. Sì, esatto, esatto. Va bene, vi ascolto. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Allora, io vi leggerò Volturno. Volturno è l'acqua, non l'acqua in sé, ma l'acqua in azione, vorticosa nel suo eterno andare dal monte al mare. Un'acqua quieta, pronta a trasformarsi in un torrente impetuoso, pronta a travolgere tutto. Volturno è l'azione dettata dalle necessità al fine di giungere ad un equilibrio. Cacciare l'essere zanzara, con un gesto rapido, al fine di ripristinare lo stato d'animo, precedentemente eliminando l'origine del fastidio, è Volturno. Volturno è l'acqua nei vasi comunicanti mentre cerca l'equilibrio. Volturno è l'azione finalizzata. Volturno non provoca contraddizioni, ma è l'uscita dalle contraddizioni attraverso l'adattamento del soggetto. Si può vedere Volturno in tutto il suo splendore nel fiume in piena che, rompendo gli argini, si riprende le terre che il potere di avere degli esseri umani gli ha sottratto. Se vogliamo vedere Volturno nelle condizioni miserevoli, guardiamo gli esseri umani, che assoggettati a fastidi non sono in grado di reagire alle condizioni modificandole. Volturno è acqua, mai fuoco. L'azione dell'acqua è espansione, come quella della vita. L'azione non si esaurisce, l'azione del fuoco è divoratrice, e gli finisce quando non ha più nulla da consumare. L'acqua si rinnova in continuazione, così l'azione per ripristinare una situazione di quiete è incessante. I fiumi a volte scorrono calmi, a volte impetuosi, sempre nella stessa direzione. Così l'azione, tendente alla quiete, a volte veloce e rabbiosa, a volte costruisce lentamente. Questo è Volturno. La festa di Volturno è il 27 agosto, quando torrida era l'estate e la terra chiedeva acqua per dissetarsi. La festa era una concentrazione di attenzione, attraverso la quale sollecitare la pioggia, affinché l'umidità nell'aria si potesse trasferire sulla terra. E la nostra azione per uscire dal monoteismo cristiano è quando noi ci facciamo Volturno. Sì, beh, infatti, per esempio, per fare una differenza sostanziale, ad esempio, per quanto riguarda il paganesimo e il politeismo, possiamo vedere anche la sistemazione delle divine di... Ciao. Ciao. Sì? Volevo domandare. Dimmi. Infatti, qua di Vicenza, egli ha detto che il Veneto è il cuore del paganesimo. E allora mi vorrei sapere, dato che sento che si parla di paganesimo, cosa che vuol dire sto paganesimo, che sto frate, il grito, un frate cristiano, cattolico? Quando lo ha detto? E non ho mai chiesto, e sarà tra 4 mesi che lo ha detto. Ho capito. Ma non ho chiesto? Sì. In che senso che sto Veneto, il cuore, che è il Veneto, è il cuore del paganesimo? Sì, ma non ho, ripeto, che non ho chiesto in che senso. Sì, forse perché esistiamo noi. Ciao. Ti spiego. Effettivamente il Veneto è una delle prime regioni pagane d'Italia, proprio perché esiste una forte organizzazione pagana e anche perché è stata la prima regione in cui sono sorti dei gruppi ufficiali pagani. Pronto? Pronto? Sì. Sì, appunto, volevo dire, cioè, che proprio c'è questa... È caduta una telefonata, mi scuso. Sì, ce n'è un'altra. Pronto? Marco. Ciao Marco, una domanda solo, però a me interessava, l'ho sentita da un'altra persona. E ha fatto questa domanda qua un giorno a una radio dei preti, a Radio Maria. È sì? Dio che ha creato l'uomo o è l'uomo che ha creato Dio? Una bella domanda. Ciao, vi saluto. Ciao Marco. Ciao. Beh, il discorso della creazione. Pronto? Per noi non è fondamentale. Pronto? Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Sono l'Anna Maria di Venezia. Dimmi Anna Maria. Ciao. Ciao. Che bella giornata sola. Bellissima proprio. Grazie a incantonai a parlarne in altri, farne compagnia. E vi dico grazie. A te. Certo. Ascolta, è una curiosità mia personale, sa, dato che parli tante cose. Sì. Mi volevo farti una domanda, perché anche a me, che non so buona di capire e di ragionare, facemi ragionare voi altri quello che vi chiedo.
Per esempio, quando nasce un bambino, no? Appena nato, che nasce, magari gli fa in tempo a battezzarlo, no? E non so se sei... Sì, stiamo ascoltando. Ecco, per esempio, che magari è nato, magari che viene una malattia, tutto vomito, galoppante, come che si può dire, no? Sì. E non fa in tempo di battezzarlo. Quella povera creatura, essendo non essere cristiano, va a limbo. Non so bene di capire dalla sua innocenza per cosa che va a colpire in questa cosa. Allora, t'attenta. Dimmi. Dunque, fino a poco tempo fa, i cristiani dicevano che andava a limbo nell'attesa del giudizio universale. Ultimamente hanno cominciato a dire che il limbo non esiste, siccome qualcuno gli deve aver telefonato, e che per vie traverse misteriose va comunque in paradiso. Questo dicono i cristiani e noi non c'entriamo con questo. Per noi un bambino che muore appena nato è un bambino che è fallito. Non so, potete capire che il puttero bambino dopo 9 mesi che sta nel ventre della mamma e dopo fatalità succede una malattia, magari un momento, si sa come che succede giornata d'oggi, vero? Sì. E non so bene di capire perché non si battezza, perché succede, no? E non si sta battezzando mentalmente siccome è ebreo, no? Ma vedo, Anna Maria, noi altri, siccome non crediamo in sta roba, no? Noi altri crediamo che il bambino appena nato, che non riesce a vivere, cioè che non riesce a vivere completamente la sua vita, certo, non riesce a sviluppare neanche il suo corpo luminoso. Capito? Perché per noi altri anche un aborto o qualcosa è un fallimento della vita comunque. Se la vita per noi è finalizzata a costruire un corpo luminoso, e la vita può fallire, ma fa parte del gioco delle cose, capito? Cioè che se lo storione, no? certi pesci, certi animali, che lo ributta migliaia di uova, no? E da quelle migliaia di uova forse nasce uno o due pesci, e gli altri sono tutti i fallimenti della vita. Per questo la vita è una cosa preziosa da usare con attenzione. Non si può mettersi in ginocchio così o buttare via l'esistenza. La vita è una cosa molto preziosa. Sì, ho capito. Ecco, era una mia curiosità personale. Sì, sì. Era anni che avevo qua dentro di me. E non so mai riuscire a dirla. Sì, ma comunque l'hanno messo in liquidazione. Finalmente la trasmissione esatta. Comunque ultimamente l'hanno messo in liquidazione perché costava troppo mantenerlo. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie di tutto. Niente. Anche a te. Ciao. Sì. Pronto? Sì, pronto Radio Gamma? Sì. Sì. Sì, per favore, la frequenza vostra qual è? 94 FM. Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Sì. Mi senti? Sì. È 94 FM. 94? Sì. Va bene, grazie. Prego, ciao. Ciao. C'è un'altra telefonata, mi sembra, se non sbaglio. Pronto? Mario, sto attento. E mi volevo chiederti, no? Ti parlavi adesso del corpo luminoso. Sì. Non capisco cosa che vuol dire, cioè che se un termine entro cui si forma sto corpo luminoso, cioè non esiste nessun termine, appartiene alla persona. In che senso? Nel senso che una persona vive la sua vita, vive al meglio la sua vita, secondo noi bisogna vivere... La sua vita può essere corta, può essere lunga, certo, può essere corta, può avere più possibilità o meno possibilità, può farcela lo stesso o non farcela, questi sono problemi suoi. L'importante per noi è vivere sempre per sfida e vivere con determinazione e sviluppare il proprio potere di essere senza rubarlo ad altre persone. E per gli altri, facendo questo, si sviluppa il proprio corpo luminoso, se si compatta la propria energia, si sviluppa la propria volontà. Ma e questa, questa energia che si sviluppa dopo che siamo morti, diciamo, no? No, si sviluppa dopo che siamo morti. Abbiamo una carica iniziale quando nasciamo, come tutti gli esseri viventi, sì. E la vita non è altro che arricchire questa carica iniziale, o distruggerla. E dopo quando siamo morti, questa energia rimane, insomma, no? Se il corpo luminoso è sufficientemente forte, trasferisce la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso, sì. Altrimenti la vita è ha fallito. Ho capito. Cioè, un colpo solo per riuscire... Sì. Questa possibilità qua non te ne altre. Cioè, noi non crediamo assolutamente nella resurrezione, nella reincarnazione, tutte queste... Per noi altre sono tutte cazzate queste. Mm-hmm. E quello che ho visto io, almeno non esiste queste robe qua. Sì, ma scusa, non riesco a capire, no? Cioè, il vostro modo di pensare. Cioè,
uno riesce a sviluppare questo, questo corpo luminoso, come lo definivo gli altri, in base a che cosa? Alla sua, in base alle scelte che fa durante la sua vita. E come vive? In base a come vive. In base a come vive, esatto. Ma può vivere bene o male, che lui può vivere anche male pensando che sia bene, cioè questo non lui può anche sbagliare. Può. Uno che si mette in ginocchio è uno convinto di fare bene, in realtà distrugge se stesso. È un po' complicato però. Sì, beh, lo stiamo spiegando da parecchie settimane, Sì, ma mi avevo sentito un po' adesso. Non... Sì, no, beh, sai, è un discorso fondamentale, nel senso di dire che le persone sono libere e logicamente questa libertà deve essere utilizzata al meglio per usare le proprie energie. E logicamente non, cioè, noi non possiamo dire questa è la via, ognuno ha una propria via di percorrenza e di conseguenza ha un proprio percorso. Ci possono essere dei percorsi che noi non condividiamo, però dobbiamo rispettare. No, perché mi avevo fatto sempre un concetto mio, cioè sempre a livello cristianesimo, perché qui mi ha insegnato, su quello certo. Siamo andati avanti, no? Però quello che mi diceva i preti, che roba è, insomma, che creduto fin a un certo punto. Per me Dio non è che per me raffiguro Dio come chi mi al di là di come mi aveva insegnato, piccolo, che quello è un discorso a parte, perché là te che bisogno anche deve, anzi, lui sa che te che bisogno dei punti di riferimento, di figure su cui vedere. Ma mi sono sempre visto come un, diciamo così, Dio, cioè noi altri, dopo che siamo morti, no, il mio modo di pensare, forse un po' sbagliato, ma quello è, insomma, sì, ognuno si fa, che avevamo questa nostra energia, che questa nostra energia, Dio come energia, noi altri avevamo questa energia che poi, energia positiva o negativa, che va a Dio, se abbiamo, diciamo così, positiva, dal momento che Dio pensiamo che possa essere positivo, o negativa dall'altra parte, cioè il fatto che sia negativo. E perciò questa energia comunque rimane sempre, diciamo così, viva. Diciamo, c'è anche quello che dici tu. Cioè, se la carica di energia vitale non è sufficientemente forte per trasferire, cioè trasferisce comunque la coscienza, però per esistere da sola, si può compattare con altre cariche di energia vitale, si può compattare con la terra, con la natura oppure col sole. Senti una domanda, questo, tutte queste migliaia, questi milioni, queste infinità di milioni di persone che nel regno di più, diciamo così, no? Queste loro energie, non ti pensi che possa, ma è una domanda molto stupida, così che mi viene, non ti pensi che possa essere quell'energia di tutti quei milioni di persone che possa essere Dio? No, ma infatti dal libro dell'Anticristo si dice che lo spirito che si è spacciato per Dio, mettendo in ginocchio le persone, trasforma la loro energia vitale in energia vitale stagnata, in pulsione di morte, e si nutre di quell'energia vitale stagnata. Cioè lo spirito che si è spacciato per Dio creatore in realtà non fa altro che mettere in ginocchio le persone per rapinarle della loro energia. Difatti, mi sono sempre chiesto, no? Ma dico, ma perché? Perché bisogna pregare, no? Cioè pregare un Dio, pregare, perché bisogna pregarlo? Cioè, non è mia, è facile pregare perché mi dai la grazia, d'accordo? Certo. Ma perché mi godo a pregarlo? Cioè il motivo per cui mi godo a pregarlo, cioè... diventa un fatto molto, come dire, cioè non è facile capire il fatto che mi capia, se compaiono di dire, non so, che se qui che va a Fatima o in quei posti là, che i guarisse, ma dico, ma perché no, mi guarda... No, non è vero che guarisco. No, beh, vabbè, comunque i dice, sì. Dico, ma perché mi vuole andare là, no, perché proprio in quel posto è? Cioè, che sei un qualcosa, pararia, e come mi dice, no, non so, prega, perché, ma era bisogna che preghi. Ma allora Dio diventa come dire, non so, come una specie di, volendo usare un termine così un po' come una mafia, insomma, cioè vuol dire, effettivamente mi prego e di conseguenza quello che magari non sa pregare o non è tiro, quello non ha niente, perché comunque quello non capisce, cioè, sì, molto, è una molto... tecnica per dominare le persone, per schiavizzare le persone, cioè proprio per dire tu sei incapace di farti seguire da Dio o ascoltare Dio, di conseguenza succede che i terrori sono dovuti a questo, ma è un trucco per poter dominare meglio le persone. Sì, veramente, perché non riesco a capire, perché mi prego di conseguenza, se Dio è buono, che Dio è mio padre, come che dice la Chiesa,
mi goda, ma se mi comporto in una certa maniera, che nel bisogno, se mi avesse diese fiori, che vedo che uno nel momento del bisogno, che se ha comportato mai in tutta una vita, che però nel momento del bisogno, che ha bisogno, che sono tu che aspetta, che me preghi, andare a, primo a dargli una mano per poter attirarlo. È un trucco molto astuto per dominare le persone. Non capisco, vabbè. È comunque un trucco molto astuto per dominare le persone, proprio perché rientra nella possibilità di dominare dopo. Va bene, vi ringrazio. Niente, ciao. Sì, ricordiamo sempre che si potete telefonare alla, in trasmissione telefonando alla 049 700 700. Ciao, parla Mario da Mestre, volevo chiedere una domanda, sì. E dopo butto giù subito perché zitto urbano. Qualsiasi religione, qualsiasi, anche la vostra, cioè la vostra non è una religione, comunque se il vostro credo, insomma, può essere come una droga. Vabbè, ciao. Ciao. In effetti la religione è sempre una droga, meno che la nostra, perché noi non imponiamo un qualcosa per essere liberi, noi diciamo alle persone che devono sviluppare quello che hanno dentro. E se è chiaro che la voglia di libertà diventa voglia di libertà e non puoi più farne a meno, questo però fa parte del cammino e dopo ognuno giudichi. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao ragazzi, sono in loco. Ciao. Io vorrei fare una domanda concreta, con i piedi per terra, che vale per tutti. Io vorrei parlare, vorrei chiedere sulla suggestione, sull'autosuggestione. La differenza che passa per voi, no? Tra il bisogno di un monoteista di credere, di autosuggestionarsi per credere di aver bisogno di un Dio monoteista, la differenza che passa per i pagani, questa suggestione di libertà, nel vedere, nel cercare un po' dappertutto, nel vedere dappertutto questi folletti, un po' di tutto, e l'autoipnosi, cioè l'individuo che al di là di questi due modi di autosuggestionarsi, ha bisogno di autosuggestionarsi per arrivare quasi in trance, no? Perché in questa maniera produce, diciamo, un aumento della ricettività alle idee e, insomma, diciamo, della capacità di esaminarle e scomprendere i valori, insomma. Cioè, la differenza che passa tra voi, chi crede in Dio perché ha bisogno di credere in quella maniera, e quello che individualmente si autosuggestiona per cercare le sue verità. Ciao! Ciao! La differenza è fondamentale, cioè, prima di tutto perché tu dai alle persone nel paganesimo, dai la possibilità a queste persone di percorrere una loro via. Questa via non la viene tracciata da altri. Soprattutto quello che il paganesimo tende sempre a dire, non c'è bisogno di staccarsi da questa realtà, non c'è bisogno di andare in un'altra realtà per trovare il positivo, ma questa realtà ti offre tutto e sta soltanto a te poterla scoprire. Si può andare con la telefonata, casomai proseguiamo anche dopo. Buongiorno, parla Lili da Mestre. Senti ragazzi, non vi ascolto sempre, perciò può darsi che voi quella domanda che mi ve fasso l'avete già spiegata, se d'accordo. Voi mi spieghi da nuovo. Senti ragazzi, cosa che ne pensi dello spiritismo, sta gente che va nelle sedute spiristiche, che parla nel mondo dell'aldilà? E la vostra d'accordo. Religione crede a questa cosa oppure che fa da ridere come tutte le altre cose? No, tutto qua, chiudo. Ciao. E mi risponde. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Va bene, vado io qua. Sì, sì. Allora, le sedute spiritiche sono interessanti solo nella misura in cui la persona che va alla seduta spiritica è estremamente scettica sulla seduta spiritica. Cioè l'importante è staccare sempre il giudizio e non farsi mai coinvolgere. Purtroppo le sedute spiritiche lavorano molto proprio di autoipnosi, come diceva prima, autosuggestione. Che tendono ad assoggettare la persona, cioè sempre un sistema di assoggettamento. Però se invece la persona stacca il proprio giudizio ed è scettica rispetto a quello che vede, io sto parlando però di sedute spiritiche collettive, non sto parlando della medium in trance, quello non mi interessa, cioè quella per me è una buffonata pure semplice. Cioè perché non credo assolutamente nel possesso, nei spiriti, che ve l'ho già spiegato questo. Però quelle fatte collettive tipo piattino, tipo moneta, eccetera, hanno una loro importanza, però possono essere tranquillamente delle stupidaggini. Cioè, l'importante è sempre staccare il giudizio.
Io sono arrivato in contatto con l'anticristo, cioè col circostante, in pratica proprio attraverso delle sedute spiritiche collettive fatte con degli amici, ed è stato una specie di avvio, un inizio che ho avuto una 15-16 anni fa. Per cui hanno il loro valore, ma è importante sempre staccare il giudizio. Se ci si fa coinvolgere, probabilmente è finita. Esatto, cioè non bisogna farsi coinvolgere, soprattutto non credere in tutto quello che avviene. Posso fare un'altra domanda a questi ragazzi? Dimmi. Ascoltami, mi guarda, sì, perché mi lavoro assistenza, no, l'ospedale. E volevo dirvi voi altri, nel momento del dolore, della disperazione, non ho mai visto gente pregare in quel momento, vara, una cosa pazzesca. Perché ogni stanza ha un suo crocifisso, certo. Vero? Sì, sì. Ma disperai che magari nella sua vita non ha mai pregato in quel momento di acquisto, magari o perché non credeva a Dio, perché i robi andava così, qua e là. Ma della disperazione di un ammalato, una malata, per chi magari vada bene, che magari ti sa che guarisce presto, ti sa, sì? Come il modo di parlare, Sì, sì, sì. In quel momento sono disperati, sono che si invocano Dio, la Madonna, perché faccia il miracolo, perché la persona stia bene. Perché stia bene, do, vero? L'opinione voi altri, vi ascolto per la radio. D'accordo, ciao, grazie. Sì, beh. Quello che non capisco è perché invece non si faccia un'invocazione per morire bene. Sì, no, ma questo è che è fondamentale. O meglio, sarebbe una bestemmia. La bestemmia gli consentirebbe di compattare se stessi. Beh, c'è anche un discorso fondamentale, cioè nel senso delle persone, del discorso della preghiera. Prima di tutto non abbiamo nessuna possibilità, nessuna alternativa religiosa, le persone conoscono solo quella via, cioè nel senso che se uno avesse la possibilità di scegliere lo farebbe. Il fatto stesso che il monoteismo, soprattutto quello di tipo cristiano, crea la malattia, nel senso che le malattie che vengono create vengono proprio da una contaminazione dello spirito provocata anche dalla forma religiosa. Di conseguenza il monoteismo stesso crea la malattia, e uno che è malato dal monoteismo cerca di liberarsene tramite quello strumento, ma alla fine crea soltanto nuovo dolore. Pronto? Ciao. Ciao, sono mamma Pierina. Dimmi. Posso dire una cosa? Sì. Io in punto di morte non ho pregato, ho solamente detto venitemi a prendere, ero serena. Infatti. Sì. Basta, tutto qua. Perfetto. Ciao. È ciao. Niente, amica Pierina, in punto di morte è riuscita a compattarsi e ne è venuta fuori. Cioè, questo non significa che non poteva sia morire sia non morire, però moriva in piedi, cioè moriva con la convinzione di affrontare una sfida. In fondo è solo sì, una di essere se stessa, di conseguenza era tranquilla. Pronto? Sì, pronto? Ciao, senti, sono Milly. Niente, io volevo dirvi solo che vi ascolto molto volentieri e che mi piace molto la vostra trasmissione. Grazie. Grazie. Ecco, e dopo volevo dire un'altra cosa, vorrei fare solo una considerazione, che secondo me le religioni, quelle tradizionali, sono più che fedi, sono... diciamo così, sono tradizioni, diciamo così, perché sono cose insegnate da piccoli e alle quali non ci si riesce a staccare. Sì, difatti, o no? Esiste appunto un problema di solito ripetute, e le persone conoscevano solo questo, e di conseguenza, perché scusa Misi, per caso hai la radio accesa? Sì, no, non si sente niente, c'è la radio che fischia. Comunque vi saluto intanto, ciao, ciao. Vi ascolto sempre. D'accordo, va bene? Ciao. Arrivederci, ciao. Sì, il problema fondamentale è questo qua, che purtroppo la gran parte delle persone non hanno la possibilità di avere una visione religiosa alternativa o di indipendenza. Conoscono solo quel tipo di religione e di conseguenza ne sono condizionate, non hanno nessun altro sistema per poterne uscire. E il fatto stesso appunto che uno non conosca la sua libertà, non pensa che esista la libertà. E questo proprio è fondamentale, il problema più grave, proprio quello di far capire alle persone che possono prendere la loro vita anche, diciamo, religiosa nelle loro mani. Pronto? Sì, e ricordo sempre che per chi vuole intervenire c'è il numero telefonico 049 700 700. Vai. Sì, ecco, una cosa tanto per dare anche una risposta a questa ascoltatrice. Esiste una differenza, per esempio, fondamentale, ad esempio, nella raffigurazione della divinità che fa il paganesimo e quella che fa il monoteismo.
noi ad esempio vediamo che tutti quanti, ad esempio, i templi, tutti quanti, ad esempio, anche l'Olimpo per gli antichi greci, non era in un cielo irraggiungibile per l'uomo, era in cima a una montagna che, volendo, un uomo un po' attrezzato poteva raggiungere. I monoteisti tendono sempre a posizionare la divinità in un cielo che è al di fuori della terra, che è irraggiungibile per l'uomo, e di conseguenza creano l'impossibilità fisica alle persone, alle persone di poter arrivare a un proprio percorso, alla possibilità di raggiungere la divinità. Stiamo bloccando le telefonate perché è arrivato Mario. È arrivato Mario un po' caricato, un po' combattivo. Blocchiamo tutto e ringraziamo chi ci ha ascoltato. E dunque io ripeto i nostri indirizzi: Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Mi raccomando, scrivetevi i nostri indirizzi. Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. E se volete parlare con me è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Non so se il prossimo giovedì saremo in onda, cioè speriamo di sì, chiaramente. No, qua la radio stanno combattendo per mantenersi in onda, vedremo cosa succederà. Comunque la prossima trasmissione verterà sulle differenze fra cristianesimo e paganesimo e le differenze della Chiesa cattolica e cosa ci divide da lui. Vi salutiamo. Sì.